Buongiorno amici, anzi ne approfitto della presenza dell'ospite Umberto Guido per ringraziarvi. Guidi, Guida, come hai detto? Guido. Guida. Guidi per ringraziarvi di tantissime visualizzazioni ogni cosa che faccio. Però oggi è una giornata particolare perché prima, come si dice in Sicilia, abbiamo fatto sfogare i gatti. Per quanto riguarda l'argomento Siracusa e Città d'Arte, e adesso l'unica persona, ve lo dico con tutto il cuore, che mi diceva in tempi non sospetti: Buffa, vincerà Pesaro, è stato questo personaggio di nome Umberto Guidi. Avete capito giusto? Umberto, però con tutto il cuore, ve lo devi dire, come facevi a prevedere questa sconfitta di Siracusa e la vincita di Pesaro? Ma intanto, secondo me, una sconfitta è relativa. Io non do importanza né alla sconfitta, come non avrei dato importanza a questa eventuale vittoria. E comunque non è che una gara. Se partecipano in 10 e ne vince uno, cioè, ed entra una sola, gli altri 9 non è che sono spazzatura. Questa è una. Siracusa non doveva essere, secondo me, candidata perché, dal punto di vista, diciamo, di quello che si vendevano loro, era in un altro target, in un'altra squadra, però hanno tentato di fare questa cosa e poi hanno detto che Siracusa ha perso perché Pesaro era raccomandato. Io la penso in un modo diverso, sicuramente avrà pesato che Gianni Letta era il presidente della Fondazione Rossini, sicuramente avrà pesato il sindaco di Pesaro che non è il sindaco di Siracusa. Ma non hanno mai messo in conto, per esempio, che Siracusa in tutte le classifiche che fanno delle Scusa, ma non città. perdere il filo, hai fatto un passaggio che mi incuriosisce, che il sindaco di Pesaro non è il sindaco di Siracusa, perché che differenza c'è? Non perdere il filo però, poi continui. Beh, il sindaco di Pesaro è un sindaco che tiene alla sua città, che la sua città non è pulita, è curata, che le attività della città di Pesaro sono programmate nel tempo. E non mi pare che Siracusa abbia un sindaco che riesca a programmare o ad avere una visione di come doveva essere questa città, tant'è che una volta dice che sono ricandidato, una volta dice invece che si candida alle nazionali, però questo non c'entra. Stavo dicendo preciso Sei molto lucido, non hai perso il filo, come alcuni amici miei che ho intervistato, ma che hai ritto, invece tu sei molto lucido, forse non hai pensieri. forse se continui così me lo fai perdere il filo. Dicevo, il problema di Pesaro, che magari avrà pesato questa sua grandissima componente politica, avrà pesato anche senza che la componente politica abbia fatto avanti un peso suo. Ma dicevo, non si può dimenticare che in tutte le classifiche nazionali, fatte da Sole 24 Ore e da tutti gli altri grandi giornali, Siracusa è sempre in fondo, Siracusa è Bravo. sempre sotto. Bravo. Quindi basta andare a vedere che cos'è Siracusa, e lì ne vedi, sicuramente non ne avrai una buona impressione. La seconda cosa, che credo sia quella più grave, è che hanno deciso di presentare Siracusa e di farla presentare a uno sconosciuto, a uno non siracusano, a questo signore che mi dicono bravissimo, che ha seguito comunque tutto un iter nella sua vita e ha avuto grandissimi incarichi. Hanno pensato che questo poteva essere, diciamo così, esaustivo per coprire le lacune di questa Come città. dice mio fratello Aurelio, ma perché noi avevamo a Siracusa in termini sempre siciliano, c'è la fiera e tutto questo soldo che abbiamo spennuto? Eh sì, Avrà questo. costato, avrà un costo questo signore che. Io ho letto fra i 60 e i 70 mila euro, compreso tutta l'organizzazione di questa cosa. Ma a prescindere da questo, a parte che nessuno delle partecipanti si è rivolto ad agenzie esterne alla propria città, e questo è già una cosa di provincialismo, se non di ignoranza, perché voglio dire, se tu ti rivolgi a un esterno, completamente esterno, vuol dire che tu riconosci che questa città non ha le professionalità per fare quello che bisognava fare. Primo, questo signore ha presentato la città non sapendo niente e offendendo metà di questa città, dicendo che non c'era differenza fra il centro e la periferia, quando noi sappiamo tutti che la periferia si lamenta continuamente dicendo che Siracusa non è solo Ortigia e che tutto il resto è abbandonato. Questa è stata una delle cose, diciamo, secondo me più gravi. Poi
Poi noi, dal punto di vista culturale, non possiamo lottare con una città come Pesaro, che ha fatto del teatro e della musica la sua ragione d'essere dal punto di vista culturale. Non è solo la città di Rossini, è una città che fa crescere ragazzi, che studia, che continuamente produce spettacoli dal loro punto di vista. Noi non possiamo dire che abbiamo solamente il Teatro Greco, che poi peraltro è un mese l'anno. Questo a noi ci porta ad essere svantaggiati da questo punto di vista, e lo abbiamo ammesso noi stessi. Poi, quando hanno presentato i cosiddetti teatri di Siracusa, hanno nascosto che il Teatro di Siracusa non ha ancora l'agibilità, ce l'avrebbe avuto nel 24, però questo ancora non lo sappiamo. E poi hanno parlato di un certo Teatro della Verdura, che così come hanno chiamato il Teatro dei Cappuccini, quello che c'è sotto Villa Politi. Ma se uno va a guardare su Google, il Teatro della Verdura è Palermo, un teatro che ha 5.000 e oltre posti, è un teatro che ha una storia. Come ti permetti di dire una cosa che non c'è? E quindi possono anche pensare che tu stai mentendo, proprio stai mentendo. Quindi voglio dire, ora Siracusa non può competere con Bergamo e Brescia, che saranno le capitali della cultura dell'anno prossimo. Siracusa doveva starsene fuori da questa cosa, soprattutto se tu pensi di non avere peso politico, visto che dai tutto l'altro peso alla raccomandazione, cosa che io non credo che sia andata proprio dalla raccomandazione, ma sicuramente ha pesato avere un'amministrazione equilibrata e soprattutto un'amministrazione che sia un tutt'uno con la città, cosa che Siracusa non ha. E poi Umberto, scusa, non avrei, è giusto come dici tu, è meglio non partecipare, perché non avessimo mai acchiappato sta malafura e probabilmente non avremmo speso tutti questi gran soldi. Umberto, ne approfitto per dirti una cosa: l'altro ieri in questo bar dove siamo seduti noi c'erano due personaggi che mi senti, io intervistavo una persona e mi hanno detto, dice, complimenti, ha fatto una bella intervista, grazie. E poi ci siamo conosciute, erano due assessori, ex assessori di Verona, Umberto. Una addirittura la moglie, assessore all'ambiente, che è stata quella che aveva inventato, mi ha detto lei, la raccolta differenziata. E ti dico una cosa, mi hanno detto, ma con una città così bella, ecco che venga a te Umberto, con questi monumenti bellissimi, ma perché la dovete tenere in questo stato, con tutte queste buche, erbacce, quello che stai dicendo tu Umberto, un degrado totale, ma soldi dell'Europa non me ne arrivano, non li sapete spendere, mi ha fatto questa domanda che io non ci ho saputo rispondere Umberto, quindi veramente tutto questo degrado che c'ha Siracusa, che è una pecca per il turismo Umberto, ecco quello che tu sei un esperto di tutto. Ma la pecca per il turismo è non avere intanto un piano per il turismo. Tu devi decidere se Siracusa è una giostra o se Siracusa è una città di cultura. Non puoi mettere in mezzo tutto, non puoi lasciare abbandonato Fontane Bianche, che potrebbe essere lo sfogo, diciamo così, dei ragazzi, dei concerti, avendo sempre, diciamo, una via da seguire, e lasciare a Siracusa un turismo che sia meno invasivo e sia meno dannoso. Non è che il turismo è mettere i tavolini sulle banchine o in ortice davanti ai musei o davanti alle chiese ed è finita là. Bravo. Perché è sempre ed è solo una grandissima pizzeria a cielo aperto. Ora, se noi vogliamo competere sul turismo, sulla pizzeria, non lo so, magari sarà un loro principio. Io non credo che Siracusa abbia né un piano per il turismo, né soprattutto mantenerlo e soprattutto destagionalizzarlo, perché se puta caso Siracusa diventava città presidente della cultura, quella che è, tutto il movimento si sarebbe svolto fra marzo e ottobre, cosa che noi già siamo abbastanza, diciamo, ricchi da questo punto di vista. C'è la famosa Primavera siciliana, che comprende le rappresentazioni classiche. Noi a maggio e giugno è il nostro punto, diciamo, più alto dal punto di vista del turismo, un poco più diciamo calmo, diciamo un po' più ricco, e poi abbiamo il turista della spiaggia, il turista di passaggio. Ma tutto doveva essere pensare come fare da ottobre
ad aprile. Se noi non abbiamo un piano di come fare da ottobre ad aprile, noi abbiamo solamente una piazza che è messa qua e che sfrutta quello di cui l'amministrazione non si può vantare, cioè il sole, il mare, la spiaggia, che non l'abbiamo, non l'hanno fatta loro, ma evidentemente, e che non è solo Siracusa. Poi Siracusa è poco raggiungibile. Se loro stessi dicono di non essere in grado di competere con altre città, perché noi non competiamo neanche quando ci levano le stazioni, quando ci levano i trasporti, quando non ci danno i finanziamenti? Non è che il problema è perché non ci hanno fatto Siracusa capitale della cultura, che poi era una pezza che questa amministrazione, che fa acqua da tutte le parti, si voleva mettere per dire che era brava. Ora il sindaco, che continua a dire che questa esperienza deve continuare, che è un'esperienza che ha perso e quindi mi sembra che non sarebbe da continuare, e mettere assieme questo comitatone per fare in modo da portare avanti l'idea che loro, il progetto che loro avevano fatto per Siracusa della cultura, a me mi sembra invece che sia un grande contenitore, secondo loro, elettorale, per poter mettersi nel mezzo e portare la parte, diciamo così, migliore della città, o comunque quella pensante, per fare in modo di avere la simpatia di questi e partire per tutte le campagne elettorali di cui che partiranno da quest'anno, quelle amministrative prima, quelle regionali, quelle amministrative dell'anno prossimo, le nazionali, le europee. Loro si stanno mettendo come se volessero fare una comunicazione elettorale che prima non hanno fatto perché erano sganciati dalla città. Grazie Umberto Guidi per la tua chiarezza, però ti ho ascoltato una cosa, hai citato sempre Francesco Etale, ma ti ho ascoltato il Granata, che effettivamente è l'assessore alla cultura, che secondo me è una delle cause principali della rovina di Siracusa. Grazie, arrivederci, alla prossima Umberto, e grazie che ti abbiamo disturbato mentre consumavi questo caffè in Corso Umberto.